Bari si sta attivando perché è un obiettivo di mercato, quindi ha già parlato con la società di appartenenza, ha parlato col procuratore, aspettiamo, dipende non solo dal Bari, dipende anche dal giocatore che, da quello che leggo, credo che voglia venire. Quindi il Bari si sta attivando perché sicuramente Polenta è uno degli obiettivi, poi non tutti gli obiettivi possono essere raggiunti, quindi non è che sto dicendo che Polenta sarà del Bari, ci stiamo attivando per cercare di far sì che possa ritornare, per rinforzare un reparto difensivo dove non sarà composto solo dal suo arrivo, ma probabilmente ci saranno altri arrivi. Di Cesare, presidente? Di Cesare è un altro giocatore che a noi interessa, con cui stiamo parlando, è una situazione quella del Brescia che voi tutti quanti sapete, quindi aspettiamo di conoscere le decisioni di questa società, non vogliamo intralciare il lavoro delle altre persone che capiamo anche e comprendiamo le difficoltà che stanno affrontando in questo momento, avendole vissute lo scorso anno, quindi è giusto rispettare il lavoro di tutti quanti. Quanto aspetteremo però? Un giorno, altrimenti andremo su altri giocatori. Il destino di Sciaudone e Galano sono giocatori del Bari con cui stiamo dialogando anche per poter rinnovare il contratto e chiaramente sono dei giocatori che sono per noi importanti, se rimarranno a Bari saremo contenti, se avranno delle richieste le valuteremo, però non diamo calciatori o così non regaliamo nessuno, ma pensiamo che anche Galano, anzi soprattutto Galano e Sciaudone insieme con tutti gli altri siano elementi importanti di questa squadra. È chiaro che è una squadra che comunque inizia a essere anche numerosa e quindi una rosa che poi dovrà... è partito il mercato da 10 giorni, ce ne sono ancora altri più di 20, quindi penso che non è che si stia muovendo più di tanto. Noi già abbiamo portato a casa direi 3 ottimi risultati perché da un punto di vista di operazioni, poi ora vedremo come risponderanno sul campo, non facciamo promesse, non creiamo illusioni a nessuno, dobbiamo lavorare affinché questa squadra possa rendere al meglio per questa tifoseria, per questa società, per questa città. Il prossimo è Rada. Potrebbe essere anche Rada. Presidente, in attacco dopo Boateng ci sono sorprese oppure no? Adesso stiamo valutando questi possibili ingressi nel reparto difensivo e poi avremo il tempo di poter valutare tante opportunità che il mercato può portare anche negli ultimi giorni, quindi senza avere troppa fretta, perché altrimenti se sono arrivati 3 giocatori e possono arrivare altri 2 o 3 in questi giorni, sono già 5 o 6 che, ripeto, 3 ne abbiamo fermati e quindi 3 sono in questo momento, poi potrebbero essere 5 o 6 o fermarsi a 3, non voglio dire nulla che poi possa essere utilizzato, cioè no, certo. Avevi promesso 5, perché so bene che il mercato è quello che è e quindi operazioni che sembrano concluse, noi vi posso solo garantire che le stiamo monitorando e stiamo veramente lavorando in maniera tale da poter cercare di portare a casa il miglior risultato possibile dal mercato. Il discorso con Livorno, visto che è abbastanza intrecciato, a che punto è? Cioè, è difficile anche considerato quelle dichiarazioni di Spinelli? Il mercato è questo, ci possono essere dichiarazioni pessimistiche, dichiarazioni ottimistiche e poi non se ne fa nulla. Io credo che devono maturare i tempi per fare delle valutazioni da parte nostra, da parte del Livorno, da parte di tutti. Quindi Livorno è un nostro partner, un nostro, voglio dire, interlocutore con cui noi stiamo dialogando, così come stiamo dialogando con tante altre squadre che hanno giocatori che possono fare al caso nostro. Senti, tu hai detto che abbiamo fatto il meglio possibile, chiaramente. Che obiettivo c'è? Cioè, nel senso, è un mercato fatto per cosa? Rispondo anche al tuo articolo dell'altro giorno dove non dovevano venire i giocatori perché non c'erano soldi e perché nessuno voleva venire a Bari perché non c'erano obiettivi. Io credo che gli obiettivi ci possano essere e credo che il mercato si possa fare in maniera razionale senza sperperare, ma avendo un adeguato budget da poter utilizzare per portare a casa dei giocatori. Questo non significa che se il Bari non va in Serie A quest'anno sparisce il Bari, come ho letto da qualche altra parte. Il Bari quest'anno sta cercando di porre, anche perché vorrei ricordare a tutti che ci lega un contratto biennale con il nostro allenatore, quindi
Noi cercheremo di fare una squadra che possa essere adeguata per quest'anno e per il prossimo anno, e quindi già da questo mercato, così poi come la miglioreremo nel prossimo mercato, ma cerchiamo di fare qualcosa che non sia solo legato a qualche mese, ma che sia un qualche cosa di importante, sia con dei prestiti che però prevedono anche dei riscatti, quindi non prestiti di giocatori che vanno via, ma penso che abbiamo fatto delle operazioni, almeno queste tre, giocatori giovani che arrivano a titolo definitivo come Boateng, che sono comunque nel giro della nazionale, delle nazionali giovanili, e giocatori che arriveranno, che avranno la possibilità di giocare, ripeto, o in prestito o con diritto di riscatto, anche perché oggi il mercato, vedete che non è che ci muovono grosse cifre, frutto di prestiti o di scambi, è quello che pensiamo di fare, cerchiamo di farlo al meglio. L'ultima cosa, oggi è la festa di compleanno, auguri, la storia, allora un regalo in assoluto, l'allenatore cosa in assoluto ha voluto, cosa ti ha chiesto, la prima cosa che ti ha chiesto quando ha pianificato insieme a te il discorso del mercato, questo me lo devi fare, il resto possiamo vedere. L'allenatore è un allenatore che fa parte di un team di dirigenti che lavorano, compreso me, insieme ci sediamo, non dico quotidianamente, ma oggi avremmo dovuto farlo, c'è questa riunione, può darsi più tardi o la faremo domani, per fare il punto di quello che abbiamo fatto finora e di quello che servirà ancora. L'allenatore è consapevole che la società cercherà di fare il meglio possibile, è chiaro che tutto quello che riusciremo ad ottenere e tutte le operazioni che vengono fatte vengono condivise da tutti. E come ho detto prima, la responsabilità per prima è la mia, perché ho solo io il potere di firma, ma è condivisa da tutti, nel senso che se prendiamo dei giocatori, sono giocatori che sono frutto di valutazioni fatte in maniera collegiale dall'allenatore, che sa benissimo chi trattiamo e quali giocatori sono i nostri obiettivi, e noi ci orientiamo i nostri obiettivi chiaramente in funzione delle richieste dell'allenatore, però non c'è un unico reparto, un unico giocatore. Situazioni di Galan in particolare, cioè è un giocatore che, voglio dire, io dico che il giocatore è un giocatore che, ripeto, quest'anno ha fatto meno degli ultimi sei mesi dello scorso anno, però è un giocatore che merita fiducia, deve avere i giusti spazi, e credo che è un elemento per noi molto molto importante, e tra l'altro è patrimonio della società, e quindi ci teniamo a tutelarlo più noi che tutti gli altri, quindi non è assolutamente un giocatore in svendita da nessuna parte, è un giocatore che fa parte del, ripeto, da parte nostra, come vi avevo detto, c'era la volontà di rinnovare i contratti, li abbiamo rinnovati agli unici due che erano in scadenza, perché avevamo due contratti in scadenza, Caputo e Romizzi. Poi abbiamo iniziato a rinnovarli a Sabelli, parleremo di con Ciaudone e con Galano. È chiaro che ci deve essere la volontà di entrambe le parti a rinnovare, da parte nostra c'è la volontà di rinnovare, ma penso anche da parte loro, quindi si tratterà solo di definire qualche giorno. E poi, per quanto riguarda il mercato, questo ad oggi è così. Fra una settimana, vediamo. Speriamo di ritrovarci con un'altra cosa.